È fissata al 16 settembre, secondo la nuova formulazione delle scadenze approvate dalla Giunta, la prima rata di acconto TARI 2024. La tassa destinata ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è in arrivo in questi giorni a casa dei contribuenti napoletani. Con l'avviso di pagamento che indica gli importi suddivisi in tre rate di acconto ed un bonus di 32 euro erogato a tutti i cittadini in regola coi pagamenti 2023. Ma abbiamo constatato in questi anni difficili che le famiglie hanno gravi spese eh, rilevanti, penso ad esempio ai costi energetici. E quindi ci siamo posti il problema di venire incontro anche perché l'anno scorso siamo stati costretti ad aumentare la TARI che era ferma da quattro anni e quindi era un obbligo dovuto. Quest'anno non l'abbiamo aumentata, ci siamo fatti carico noi come bilancio della differenza che ci sarebbe stata nell'aumento dei costi. Quindi di fatto abbiamo fatto due operazioni. Abbiamo Erogato 32 euro per ogni famiglia in regola con i pagamenti della TARI, quindi un incentivo ad essere regolari a dimostrare che se si è regolari c'è anche un vantaggio e abbiamo evitato per tutti l'aumento di quest'anno. Complessivamente abbiamo impiegato. Circa 12 milioni tutti destinati alle famiglie. C'è tempo fino al 16 settembre per pagare la prima rata di acconto, la seconda invece entro il 18 novembre e la terza rata come termine il 30 dicembre. Il versamento dell'acconto può essere effettuato anche in un'unica soluzione entro il termine del 30 settembre 2024. Per il saldo sarà inviato un nuovo avviso con scadenza 15 aprile 2025. L'obiettivo dei prossimi anni è ridurre la tariffa. Più che agire su un ulteriori bonus, la cosa più importante, perché riguarderebbe tutti, è quella di ridurre la tariffa. E più le persone sono regolari nei pagamenti e più faremo investimenti sugli impianti, questo obiettivo sarà raggiungibile anche in tempi abbastanza brevi. È utile ricordare che il versamento della Tari è in autoliquidazione. Alle scadenze previste il contributo va versato anche se non si riceve l'avviso di pagamento. L'utente può calcolare la propria tassa e stampare l'F24 utilizzando il simulatore di calcolo messo a disposizione dal Comune al seguente link. Se l'avviso di pagamento ricevuto non rispecchia la reale situazione del contribuente, le eventuali variazioni vanno riscontrate online e comunicate all'ufficio Tari alle seguenti mail.